Laudetur Iesus Christus. Miei cari figlioli, siamo giunti al mercoledì della prima settimana di Passione e alla vigilia della grande solennità della Annunciazione del Signore. La Santissima Annunziata Maria, la Madonna Santissima, che riceve dall'Arcangelo Gabriele, di cui oggi facciamo commemorazione proprio alla vigilia, riceve l'annunzio della redenzione. E già da stasera, già da oggi, noi contempliamo il Fiat di Maria, che il maniologo René Laurentin chiama il Big Bang della redenzione. E gli scienziati dicono che l'origine dell'universo è una esplosione iniziale, il Big Bang, la grande esplosione. Trovo questa immagine che Laurentin ci ha consegnato, questo mariologo raffinato, morto a 100 anni appena qualche anno fa, la trovo molto significativa. Col sì di Maria ha inizio l'opera della redenzione. Sostiamo dunque con indugio orante questa sera e domani, soprattutto nella casa santa di Loreto, dentro quelle mura che gli studi hanno dimostrato risalire proprio all'epoca dell'Annunciazione a Maria e che la tradizione vuole che gli angeli abbiano portato a Loreto, e sostiamo lì dove il Verbo si fa carne, è il mistero della incarnazione del Verbo di Dio. Una festa, questa dell'Annunciazione alla quale ci prepariamo domani, è una festa che ci riguarda tutti. Siamo tutti chiamati a dire il nostro sì a Dio, e il nostro sì tante volte si appesantisce, si fa arrugginito. Il nostro sì a Dio è un sì che tante volte poi indietreggia, temporeggia, è un sì che è claudicante, ecco. Vogliamo immergere i nostri sì a Dio, le nostre disponibilità al Signore in quel sì assolutamente impareggiabile di Maria. Eccomi, sono la serva del Signore. In quel momento il Verbo di Dio si incarna in Maria. Certo, non è stato, come potete immaginare, solamente un prestito biologico di Maria. Cioè Maria non è servita a Dio solo perché ci fosse una via attraverso cui venire in mezzo a noi, ma il prestito biologico è un prestito anzitutto di tipo teologico, e i padri della Chiesa questo lo hanno ben precisato. Cioè Maria col suo Fiat non è solo chiamata a portare in grembo per 9 mesi e poi partorire il figlio, tra l'altro senza dolori, troppo facile sarebbe stato. C'era una missione che attendeva Maria, ed essendo lei la nuova Eva, ecco, doveva essere colei che avrebbe riparato il peccato della progenitrice, l'antica Eva. Maria è la nuova Eva, e questo è un tema patristico, è un tema dogmatico, è un tema presente nella scrittura. Basterebbe sondare Apocalisse 12, la donna vestita di sole, che è la Chiesa, ma è anche Maria. Sant'Ireneo di Lyon, che è un padre della Chiesa venuto fuori dalla scuola di San Giovanni, apostolo ed evangelista, e che della fine del secondo, prima metà del terzo secolo, nell'Adversus Hereses, un'opera monumentale, assolutamente imprescindibile per ogni serio teologo, ma vi è che in Vaticano a sedere sul trono di Pietro c'è una persona poco seria, e adesso vi dirò perché. Sant'Ireneo di Lyon dice che Maria è causa salutis, lo dice Sant'Ireneo, causa salutis, e fa appunto questo parallelo tra la nuova Eva, che è Maria, causa di salvezza, e la vecchia Eva, che è causa perdizioni. E così adesso poi, come voi stessi potete fare quasi una sorta di gioco all'effetto domino, potete fare i parallelismi. La vecchia Eva obbedisce al serpente, ma mangiatene, diventerete anche voi. La nuova Eva obbedisce a Dio, eccomi, sono la serva del Signore. La vecchia Eva dal legno, l'albero della conoscenza del bene e del male, trae la perdizione di Adamo e del genere umano. La nuova Eva dal legno della croce trae la salvezza per il mondo. E i parallelismi potrebbero continuare.
Ma allora il passaggio teologico, vorrei che si ci desse in voi, decisivo è il fiat di Maria, che proprio domani Bergoglio ovviamente ha già provveduto a dissacrare la festa di domani, vi dirò fra un momento perché, è passato in sordina, ma è un'affermazione grave quella di Bergoglio, ancora una volta molto grave, ed è molto più grave che tutti ormai tacciano. Praticamente sono tutti ormai, secondo me, a parte noi, e spero che mi capiate, noi che abbiamo sofferto e abbiamo deciso di non metterci piede con loro, ci siamo salvati, perché per il resto sono tutti ipnotizzati, sono tutti come sotto forma, sotto effetto di una ipnosi demoniaca. Allora stavo dicendo che il fiat di Maria è un fiat che rende disponibile a Dio, no, di venire. E certo i padri sottolineavano molto questa, anche diciamo, collaborazione biologica, che è pure importante, ma non è quella decisiva, perché l'opus redemptionis, cioè l'opera della salvezza, doveva essere realizzata dove? Sul Calvario, che perciò non è un incidente di percorso. Il modernismo e il neo-arianesimo vanno perfettamente d'accordo. Il mio libro, il mio ciclo di catechesi che sto intensificando in vista della Pasqua, Li amò sino alla fine, serve a dimostrare quello. Gesù sa ciò a cui va incontro e avrebbe potuto certamente risparmiare se stesso se solo avesse voluto. Ma lui è Dio fatto carne, e il prestito di Maria non è solo allora biologico, troppo facile sarebbe stato. Ma il prestito di Maria, il sì di Maria, il fiat di Maria prevedeva, attenti bene, la espiazione della disobbedienza di Eva. E perciò, come Adamo è ai piedi dell'albero della conoscenza del bene e del male, artefice della perdizione, ed Eva è colei che per prima collabora, diventa addirittura lei stessa motivo della perdizione, così il nuovo Adamo, che è Cristo Signore, sul nuovo albero, l'albero della croce, trae in una maniera del tutto singolare con sé Maria nell'opera di corredentrice. E allora oggi Bergoglio è tornato a bestemmiare, non gli riesce di non farlo, soprattutto quando si tratta della Vergine Maria. E ho ragione io di dire che lo scovo bene e che conosco bene i suoi disagi interiori, che il suo problema è la corredentrice. È tornato infatti sul tema della corredentrice e ha detto che questo titolo non ci serve perché Maria non è una divinità, Maria non è Dio. E così Bergoglio ancora una volta a vergogna di tutti quelli che vanno a messa in unione con lui, perché un papa non è che deve essere assistito dallo Spirito Santo solo quando si siede sulla cattedra, ma un papa, se è vicario di Cristo, non può mai dire queste cose. Siete d'accordo? No, dico, in guardia figli miei, in guardia dai lupi famelici. Un papa che è vicario di Cristo non può mai dire queste cose qui. Sono aberrazioni teologiche, menzogne ideologiche facilmente smontabili. Volete l'esempio? San Paolo, completo nella mia carne, il verbo fa pensare proprio all'opera della partecipazione alla redenzione di Cristo nelle lettere pauline, completo nella mia carne quello che manca ai patimenti di Cristo. Paolo è divino, forse? È forse divino Paolo? No, è rimasto semplicemente un povero uomo che dice sono debole, ma col prestito del sì, con la volontà di partecipare all'opera della redenzione, Paolo, San Paolo apostolo, scopre nella sua persona, nella sua vicenda, nei travagli, nella sua eclipsis, la tribolazione, che Cristo è morto in croce, ha salvato il mondo, ma io completo ciò che ancora manca a lui. Allora Paolo bestemmia? Capite? Noi non possiamo accettare questo titolo di corredentrice perché Maria non è una divinità, non è Dio. Ma che razza di affermazione è questa, mai?
Ma quando mai un papa, anche il peggior papa della storia, ha mai parlato male della Santa Vergine? Ha mai avuto il problema di... E ci sono quelli che dicono, ma questo Benedetto XVI pure aveva detto, disgraziati, disonesti, corrotti, quelli che dicono quello. Benedetto XVI ha detto, non ritengo sia ancora venuto il momento di proclamare il dogma, che è un'altra cosa dal negarlo o dal prenderlo di mira. Non so a voi, ma a me tutto questo fa male, ma non per lui. Perché sappiamo ormai, mi fa male per Iunacum, mi fa male per i cardinali che tacciono. Guardate Comastri, si è preso la pensione, ha lasciato l'arcipretura della Basilica Vaticana. Dov'è il cardinale Comastri? Dov'è? Dice, è a pregare in un monastero. Ma questo non è il tempo solo di pregare. Se Sant'Atanasio avesse solo pregato, poveri noi. Se Sant'Ilario di Poitiers e San Girolamo e Sant'Agostino avessero solo... perché facciamo solo preghiere e basta? Troppo facile. Pregare e basta. Far finta di nulla, questo mi fa male a me. Signore, non tollero più questo, ti prego di ascoltarmi, te lo chiedo qui davanti ai fedeli. Io non tollero più questo stato di cose, ci soffro troppo, figli cari, vorrei che lo sentiste. Il mio dolore è immenso, non so se è il Signore che me lo fa, se è immenso, immenso. Vedo la menzogna propagata dal trono Petrino e la gente tenuta nella menzogna a causa di pastori e di pastori mercenari. Perché chiunque ha studiato un po' di teologia sa che non c'entra niente affermare che Maria, siccome è corredentrice, è perciò una divinità. Cosa c'entra? È un'equazione che non ha nulla a che vedere, appunto, ve lo sto dimostrando. San Paolo partecipa all'opera della redenzione. E Maria, in quanto immacolata, pre-redenta, è posta da sola in un piano, come potete capire, del tutto singolare, perché è la nuova Eva. E poi, dire che Maria è divina è niente affatto una difficoltà per noi cattolici. Vi è che Bergoglio, che non è il Papa, e sta dimostrando ancora una volta che questo è così, perché un Papa non parlerebbe mai così, Bergoglio segue Lutero come suo ispiratore. Fra i suoi ispiratori c'è Lutero, lui è luterano nell'animus, statene certi. Perché un cattolico chiama Maria la divina. San Luigi Maria Grignion da Monforte chiama la Madonna la Divina Maria. Allora cos'è? Il Monforte non è più un vero santo, non è, non, ma non si rendono conto che Bergoglio va contro il patrimonio bimillenario della Chiesa? Ma sono tutti rimbambiti? Ma sono proprio ipnotizzati? E se la povera vecchietta che andrà a messa e non ne capisce niente si salva? Questi preti, vescovi, cardinali, teologi, canonisti che fanno finta di nulla quando la Chiesa è divenuta una vigna devastata dal cinghiale, fanno finta di nulla, vedono il cinghiale e dicono che è un coniglio, che è una lepre, non si salveranno l'anima. Perché il danno morale, dottrinale, spirituale che è prodotto da queste dichiarazioni, figlioli cari, è incalcolabile. È incalcolabile. Come potrebbe un Papa, se fosse veramente tale e perciò assistito dallo Spirito Santo, dire quello che ha detto oggi Bergoglio? Maria non è una divinità, Maria non è Dio. Ma chi ha mai detto che Maria è Dio? Bisognerebbe che i cardinali facessero un pellegrinaggio a Buenos Aires, nella parrocchia di Santa Maria, in uno dei quartieri più residenziali di Buenos Aires, dove c'è il miracolo eucaristico di Buenos Aires, ostie divenute carne umana esaminata che versava sangue da tre scienziati, li ha scelti lui, Bergoglio, che era vescovo ausiliare, gli fu dato l'incarico dal cardinale Carrassino, suo predecessore, di interessarsi a questione, poi diventò arcivescovo, dovette, chiamò tre scienziati, tutti e tre positivisti, mezzi atei, eccetera, nella speranza che dicessero non è un miracolo. Tutti e tre hanno dovuto dire non sappiamo se non è un miracolo, lo è, sappiamo che scientificamente non si può spiegare questo evento. L'ha fatto esaminare dalla NASA il miracolo, ha cercato in tutti i modi
Dio gli è andato contro, ha cercato in tutti i modi di fronteggiare Dio, Bergoglio, col miracolo eucaristico. In tutti i modi. E in tutti i modi gli è stato detto: guarda, non ti possiamo aiutare, non siamo disonesti quanto te. Possiamo solo, da scienziati, dire che non si può spiegare. Poi decidi tu. Cosa fa il cardinale Bergoglio a Buenos Aires? Mura vivo il miracolo eucaristico. Ma lui è fatto così, è furbo, eh? È furbo della furbizia di Lucifero, perché poi si racconta e voleva che si facessero le fotografie, che lui andava a pregare nella parrocchia di Santa Maria. Così non doveva, capito? Lui porta avanti il messaggio e cerca in tutti i modi di salvaguardare se stesso. Spara di continuo e poi toglie lo stipendio, riduce lo stipendio ai cardinali. Sono tutte mosse populiste, tipiche dei regimi latinoamericani che vogliono imbonire la gente. La gente impazzisce quando oggi i media comunicano che ha tolto una parte di stipendio ai cardinali e nel frattempo non è il Papa, dalla sua bocca escono bestemmie, asfalta del tutto il culto mariano. No, fiori cari, Maria è corredentrice. Le apparizioni mariane di Amsterdam, che non a caso ha voluto lui, in Bergoglio, che la Santa Sede negasse con un blitz mai accaduto, perché voi sapete che se c'è un'apparizione mariana in un determinato luogo, il garante, no? Lo sceriffo, diciamo così, della fede, chi è? Il vescovo. E non c'è parola superiore al vescovo. Il fenomeno di Medjugorje lo dimostra. Quando chiedevano a Ratzinger, ancora prima Wojtyła, perché non intervieni? C'è la parola del vescovo, ma non ci crede, è il vescovo, è il vescovo. Solo quando il fenomeno è divenuto planetario, per altre ragioni, Benedetto XVI ha istituito una commissione di indagine, capito? Ma è il giudizio del vescovo definitivo. E infatti il vescovo di Amsterdam ha approvato l'apparizione della Madonna di Amsterdam, dove la Madonna chiede la proclamazione del quinto dogma mariano, non certo per se stessa, ma vi è che il livore, qui è veramente lo scontro tra il drago infernale e le due bestie, la cosiddetta trilogia antidemoniaca e la donna vestita di sole. Odiano la Madonna, la temono, hanno paura di lei, hanno capito che lei è la vera avversaria, la nemica tutta da temere. E così la combattono. E veramente Bergoglio è assillato dal problema, perché ha risollevato lui la questione, se ci pensate. Non c'è stato nessuno che, almeno non ufficialmente in giro per la Chiesa, gli abbia chiesto ufficialmente, non risulta da nessuna parte che gli abbia chiesto ufficialmente di, appunto, dire qualcosa sulla corredentrice. È lui che è tormentato da questo. Non esiste il titolo di corredentrice, perché Maria non è una divinità, non è un Dio. Naturalmente i modernisti, i bergogliani esultano, noi soffriamo. Soffriamo e offriamo in preghiera questo asfaltamento dell'identità cattolica di fronte al silenzio dei preti coniglio. Poi si arrabbiano che io dico quelle cose. Ma che cosa fanno? Mettono i fiori all'altare, sistemano le tovaglie, confessano. E che cosa fanno? Fanno tutto questo in unione con chi? Con uno che non è il Papa. Non sono io. Che situazione realmente, guardate, dal sapore apocalittico, come quando aveva detto che Maria non è regina, smentendo così le litanie lauretane e il fatto, per esempio, Apocalisse 12, la donna vestita di sole, questo lo dice anche il grande biblista Ugo Vanni, le 12 stelle, no, indicano la regalità, Maria partecipa della regalità di Cristo, è regina, e le litanie lauretane la chiamano così, e a Fatima la Madonna si è presentata col titolo di regina del rosario, e si vede che dappertutto e su tutto, guardate questa pretesa luciferina, ha ragione Jorge Mario Bergoglio, lui è il nuovo Messia, se ne infischia di ciò che ha detto Gesù Cristo e la tradizione cattolica, lui ha riformulato la cifra identitaria del cattolicesimo romano, e questo è veramente affronto luciferino, un affronto luciferino che neanche lui immaginava potesse essere così, come vorrei dirvi, comodo. Credo che si sarebbe aspettato
era pronto alla reazione di cardinali, vescovi, ma a parte qualche scaramuccia, eccoli tutti ipnotizzati come Frodo quando il gigante ragno lo avvolge, no, nella ragnatela, vi ricordate? Viene l'amico a liberarlo, ma questi cardinali e vescovi, teologi, canonisti, per il motivo dell'otto per mille, le poltrone, la carriera, la fama, il prestigio, eccetera, sono tutti veramente imbavati dalla ragnatela del diavolo, del diavolo. E noi siamo qui, figlioli cari, io sono qui al mio posto, stiamo attraversando da un anno e mezzo, circa un anno, questo problema del coronavirus che ci ha un po' bloccati dal punto di vista dei movimenti, ma come avete visto anche io non mi sono arreso, ho combattuto e continuo a combattere, sono qui ad alzarla io la voce. Non mi importa se lo faccio in modo solitario e se i media, ovviamente, anche quelli che non ti aspetti, tacciono sul tuo conto. Si parla sempre adesso della giornalista che viene dall'America, dalla Colombia, con tutto il rispetto. Don Minutella è qui in Italia, ma siamo fatti così gli italiani. E il diavolo lo sapeva questo, lo sapeva. Sono qui a dire che Bergoglio non è il Papa e lo dimostra. E che chi sta in comunione con lui, consapevole che c'è almeno qualche dubbio, commette peccato mortale. Perciò, figli cari, guardiamo a Maria invece noi questa sera e domani, la corredentrice. Perché il suo fiat a Nazareth, Maria, lo ribadisce sul Calvario. Avrete notato, può darsi che lui ascolti le catechesi, parlo di Bergoglio, perché, come ho detto poco fa, nessuno ha chiesto un riferimento alla corredentrice, se non che nelle mie catechesi, come avete notato sulla Passione, l'ultimo paragrafo di ogni capitolo è sempre dedicato proprio alla corredentrice, no? Chissà se non c'è un pandà, non diretto, ma quasi spirituale. Talvolta lo credo, perché io sapete sono un po' matto, talvolta credo che da quelle parti sentano che il vero nemico da battere non è il cardinal Tizio o la canonista Caia, ma è l'innominabile, è quello lì di cui non si deve parlare, che quando fa una catechesi di qualunque sera anonima di marzo registra 1100, 1200, 1300 visualizzazioni, è quello che viene temuto e non bisogna dirlo. Io credo lo scontro adesso è chiaro, Benedetto XVI invecchia sempre di più e noi siamo qui a sostenerlo, a sorreggerlo come vicario di Cristo e successore di Pietro, e continuerò io, miei cari, a combattere la battaglia, soprattutto quando si tocca la Santa Vergine Maria. Lei è regina, lei è la corredentrice, e quando di Bergoglio resterà solo un ricordo squallido, consumato dalla storia, la Chiesa a Piazza San Pietro proclamerà il quinto dogma mariano, di Maria corredentrice, titolo che le appartiene profondamente, che non significa renderla divina, anche se i santi la chiamano la divina Maria, e che indica invece una partecipazione esclusiva, come anche stasera nella catechesi sulla Passione di Cristo dirò, una partecipazione esclusiva della Madonna in quanto immacolata, perciò senza peccato, al piano della redenzione. Possa la Santa Vergine assisterci in questa battaglia. È venuto il momento in cui dobbiamo intensificare, miei cari figlioli, io sento, mi raggiunge da parte di molti del piccolo resto il rammarico perché ora viene Pasqua, non mi posso confessare, non posso andare a messa. Figlioli cari, figlioli miei cari, è venuto il momento che togliate dal vostro cuore il paradigma che c'era fino a 8 anni fa. Non esiste più quel paradigma di confessarsi spesso, di fare la comunione ogni giorno. Non esiste più. I primi cristiani, rispetto a noi, sono degli eroi, no? Sono degli eroi, non avevano le pratiche che abbiamo noi. Noi abbiamo tutte quelle pratiche lì, abbiamo una fede sacramentalista e poi però nessuno si espone. Cardinal Camastri, che io voglio bene, per questo lo cito, e dice il rosario e si commuove. E dov'è quando Bergoglio dice queste cose? Dov'è? Dove sono i cardinali santi che dicono no, un momento, la Madonna è corredentrice? Dove sono i teologi, i mariologi? Tutti zitti, perché il leader massimo è il compagnero de Buenos Aires, no?
l'amico della rivoluzione, è arrivato a Roma, si è seduto sul trono di Pietro e, insolente com'è, continua a fronteggiare il divino cammino della madre chiesa bimillenario, cammino bimillenario. Non abbiamo paura di lui, siamo pronti a tutto, anzi auspichiamo vivamente il sacrificio, persino il martirio sarà quasi un passaggio anelato rispetto al martirio che stiamo già vivendo, di essere scomunicati, additati, condannati, perseguitati occultamente. Non bisogna farlo vedere, sfiancatelo demoni, andate da lui e sfiancatelo, tanto lui non lo dice e nessuno lo vede quello che vive nel corpo e nello spirito. Il martirio sarebbe di sangue, dico, l'eliminazione fisica, sarebbe solo o la eliminazione morale, cioè gettato dentro un carcere per il primo pretesto possibile, capito? Cosa otterrebbero? Nulla, perché sempre la croce ha vinto e ancora una volta, più che mai, la croce di Cristo vincerà. Il drago si è appostato lungo la spiaggia del mare e ha chiamato le due bestie, quella che viene dal mare e quella che viene dalla terra, che marchia gli uomini col marchio della bestia 666, ma alla fine, ritto sul monte, compare l'agnello sgozzato e gli eletti. Gli eletti credenti, discepoli dell'agnello, cantano lode, gloria, onore, sapienza e azione di grazie a colui che siede sul trono e all'agnello. E noi aggiungiamo, nel pieno patrimonio della fede cattolica apostolica romana, per mezzo del cuore immacolato della divina regina Maria, corredentrice del genere umano. E così sia. Laudetur Iesus Christus.